Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storia dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste. In questa puntata in particolare ci concentreremo sulla travagliata storia di una delle legioni di Space Marine più importanti dell'intero pantheon delle legioni Sastartes. Ovvero sia la quindicesima, la stirpe dei mille, e del loro ciclopico primarca Magnus il Rosso. La storia della legione della stirpe dei mille, come tutte le legioni consorelle, inizia sul suolo della Sacra Terra, in un momento però particolare delle guerre di unificazione. Infatti, mentre l'imperatore da un lato guidava i Thunder Warrior nella conquista delle aree della Terra che si rifiutarono di sottoporsi al controllo imperiale, dall'altro, con il suo team di scienziati e biologi, stava gettando i semi per la costruzione del guerriero perfetto che avrebbe unificato le stelle, ossia lo Space Marine. I campioni genetici utilizzati dall'imperatore e dai suoi genetisti per la creazione della legione numero 15 vennero influenzati da un picco di energie psioniche che dalle tempeste warp che in quel momento si dipanavano all'interno del sistema solare colpirono la Terra. Su tutta la Terra iniziarono fenomeni di mutazioni di massa, suicidi, isteria collettiva che unita alla guerra ovviamente decimò la popolazione, ma che colpì anche il seme genetico dei futuri Space Marine. Quando l'imperatore e i suoi genetisti diedero il via alla produzione di massa dei guerrieri della quindicesima, molti non sopravvissero e quei pochi che riuscirono a diventare Space Marine portarono i segni della mutazione sin dal loro primo istante. Per un momento l'imperatore, senza un primarca dal quale attingere nuovo seme genetico, considerò anche l'idea di epurare la legione numero 15 dai registri imperiali e dedicarsi alle successive legioni. Tuttavia, il capo dei genetisti dell'imperatore, la dottoressa Astarte, convinse l'imperatore a continuare a lavorare su quei pochi guerrieri che erano rimasti a disposizione, nell'attesa di ritrovare il primarca. Pertanto, i pochissimi guerrieri della stirpe dei mille non parteciparono a nessuno degli eventi eclatanti delle guerre di unificazione e vennero messi al traino della macchina da guerra imperiale una volta lanciata la Grande Crociata. Il destino della legione cambiò nel momento in cui essa venne riunita al loro signore padre genetico, ossia quando l'imperatore e le legioni degli Space Marine scoprirono il pianeta di Prospero. Il pianeta di Prospero rappresenta il luogo ideale per il primarca della stirpe dei mille, in quanto Magnus il Rosso, denotato appunto dalla pelle color rubino e dall'unico occhio ciclopico in mezzo alla fronte, ebbe la fortuna di venir catapultato sull'unico mondo nel quale l'aspetto del primarca non ne avrebbe cagionato la morte. Infatti, Prospero, sin dalla sua colonizzazione all'alba dell'era dei viaggi spaziali dell'uomo, era stato colonizzato da un gruppo di scienziati e studiosi che avevano trovato nella particolare posizione di Prospero, nella sua lontananza dalle principali rotte commerciali, il luogo ideale per sviluppare le loro conoscenze. Con lo scoppio dell'oscura era della tecnologia, i contatti già sporadici con il pianeta si interruppero. E la popolazione gioì di questa sua indipendenza dagli altri pianeti umani e poté dedicarsi allo studio anche dell'occulto. Non passò molto prima che l'intera popolazione di Prospero, in maniera più o meno evidente, fosse toccata dai nascenti poteri psionici. L'arrivo di Magnus per la popolazione di Prospero rappresentò il culmine della loro fortuna, in quanto un individuo pesantemente dotato di poteri psionici si dimostrò ben presto il leader naturale di cui loro avevano bisogno. Infatti, i migliori studiosi di Prospero si affannarono a fornire al giovanissimo primarca che cresceva a vista d'occhio tutta la conoscenza di cui quest'ultimo aveva bisogno. E in tal modo la società di Prospero venne
accresciuta di ulteriore conoscenza e presto le librerie della capitale Tizca si riempirono di nuovi volumi vergati dallo stesso Magnus. La conoscenza di Magnus delle vie dell'Imperio era talmente elevata che presto Magnus fu in grado di liberarsi dal suo corpo mortale e fluttuare all'interno delle vastità dell'oceano dell'Immaterium. Non passò molto dunque prima che la titanica forza psionica di Magnus fu percepita dall'imperatore e di fatto Magnus e l'imperatore si incontrarono spiritualmente nel warp molti anni prima dell'arrivo fisico dell'imperatore all'interno del sistema di Prospero. Una volta che l'imperatore formalmente ritrovò il suo primarca perduto, quest'ultimo venne riunito con i pochissimi Space Marine, meno di un migliaio, della Legione. A quel punto Magnus, formalmente investito del comando della Legione, se Legione può chiamarsi, ebbe come unico imperativo quello di riuscire a fermare le mutazioni e la deriva psionica che stava attanagliando i guerrieri della Legione. Magnus diede fondo a tutte le sue conoscenze, le intere biblioteche di Prospero vennero setacciate alla ricerca di una soluzione che fermasse la degenerazione del seme genetico. E Magnus, con l'aiuto degli ufficiali della Legione, in particolare di Azek Ahriman, uno dei più fortunati elementi di Prospero che era riuscito a diventare Space Marine e a non morire subito dopo, riuscirono a trovare una cura per questa malattia degenerativa che affliggeva la Legione. Prospero si dimostrò un pianeta molto generoso per quanto riguarda le nuove reclute per rimpinguare i ranghi della Legione e ben presto Magnus e la sua stirpe dei 1000 guerrieri sopravvissuti fu in grado di iniziare una propria campagna di espansione all'interno della galassia alla testa della sua Legione. Ovviamente la legione di Magnus perseguì più che la conquista militare una conquista diplomatica e cercando di salvaguardare la conoscenza dei mondi in cui si imbattevano gli Space Marine studiosi della stirpe dei 1000. Ovviamente ciò non gli impedì, qualora gli Space Marine incontrassero resistenza, di scatenare il pieno potenziale della Legione. Infatti, figli del seme genetico di Magnus il Rosso, il più potente psionico esistente dopo l'imperatore Malkador, Magnus e i suoi guerrieri scatenarono enormi manifestazioni di energia psionica, deviavano i proiettili in arrivo, riuscivano a bloccare la più titanica delle macchine da guerra dei nemici e ben presto la legione di maghi guerrieri si guadagnò una reputazione terribile all'interno delle altre legioni consorelle. Un dato curioso: spesso e volentieri gli scolari della stirpe dei 1000 riuscivano ad evocare a loro disposizione dei famigli guerrieri che li consigliavano e li guidavano nelle loro decisioni, oltre ad essere potentissimi alleati nel caso di combattimento. Questo modo di fare della legione non passò inosservato nei quadri delle altre legioni e più di un primarca lamentò all'imperatore il fatto che la legione di maghi guerrieri, di stregoni, poteva essere mal vista all'interno del pantheon delle legioni Sastartes e macchiare l'intero onore delle legioni di Space Marine. Horus, a dir del vero, primo figlio dell'imperatore, parlò molto bene di Magnus e i suoi guerrieri, ritenendoli una forza molto equilibrata e combattiva da sfruttare per conquistare la galassia nel nome dell'imperatore. Tuttavia, l'imperatore liquidò le preoccupazioni dei suoi primarchi dicendo che per il momento Magnus e i suoi guerrieri erano soldati leali come gli altri e che le loro stravaganze, il loro utilizzo di poteri psionici poteva tranquillamente essere perdonato. Tuttavia, durante l'epurazione di un pianeta, il contraccolpo psionico cagionato dall'utilizzo dei poteri psionici della legione cagionò un ritorno alle antiche mutazioni e i guerrieri della Legione della Guardia del Corvo in appoggio
al primarca Magnus il Rosso, videro i guerrieri della legione mutare davanti agli occhi esterrefatti dei loro confratelli, trasformandosi in bercianti ammassi di carne. Tutto ciò non poteva essere tollerato e l'imperatore fu costretto, sotto le proteste assordanti di Robot Gilliman, Mortarion, Jagatai Khan delle Furie Bianche e di altri primarchi che avevano espresso la loro costernazione rispetto all'utilizzo di questi poteri, a convocare un enorme concilio sul pianeta vulcanico di Nichea per definire una volta e per sempre la questione. Magnus il Rosso era un oratore dotato, parlò a lungo e appassionatamente insieme ai più grandi bibliotecari esistenti all'epoca dell'intera legione Sastartes, parlò appassionatamente a difesa della sua legione e del suo diritto di utilizzare i poteri psionici. Contro di lui si schierarono Mortarion, Gilliman, Lionel Johnson, Lehman Russ, che aveva sempre mal visto l'utilizzo dei poteri che per la cultura di Fenris erano affini alla stregoneria e a tutto ciò che era malvagio. Alla fine l'imperatore del genere umano, non potendo rischiare la degenerazione della legione, ben sapendo da quali oscuri poteri la legione stava attingendo le sue energie, decretò che all'interno della legione Sastartes dovevano cessare immediatamente la pratica della stregoneria tutti gli Space Marine con poteri psionici latenti e che quindi dovevano essere chiusi gli uffici del Librarium e ogni Space Marine che aveva dimostrato di possedere poteri latenti doveva giurare di cessare tale pratica e ritornare al servizio combattivo normale e ordinario. Per Magnus fu un colpo al cuore e la legione venne incaricata di ritornare su Prospero fino a quando non avesse garantito all'imperatore la possibilità di schierare in battaglia una legione regolare di Space Marine. Detto ciò, l'imperatore, dopo aver nominato Horus signore della guerra, si ritirò sulla Terra per la supervisione di un piano segreto al di sotto delle catacombe del Palazzo Imperiale. Horus, primus inter pares, si assicurò di portare avanti il disegno dell'imperatore fino a quando, sul mondo ferale di Davin, Horus, mortalmente ferito da una lama nera del dio del caos Nargol, giurò fedeltà ai quattro dei del caos e rinacque come campione prescelto delle forze delle tenebre. In quel momento non solo Horus e gli dei del caos erano consapevoli di questo giuramento, ma anche Magnus il Rosso, che aveva assistito alla caduta del fratello attraverso la sua forma onirica, vide Horus morire per poi rinascere come campione degli dei oscuri, e il suo primo pensiero fu di avvisare immediatamente l'imperatore del tradimento del suo figlio prediletto. Ma come fare? La distanza tra Davin e la Terra era enorme, un messaggio avrebbe impiegato mesi, se non addirittura anni, per raggiungere la Sacra Terra. Occorreva un intervento più decisivo. Magnus, dannando probabilmente se stesso, convocò i migliori bibliotecari della sua legione, che in segreto avevano continuato ad affinare le loro abilità, e convogliò la sua straordinaria energia attraverso questa cabala di bibliotecari per manifestare se stesso nella sala del trono dell'imperatore. Il primo tentativo di Magnus fallì miseramente. Le difese psioniche del palazzo imperiale erano molto solide, progettate per respingere nemici ben più forti. A questo punto Magnus il Rosso, attingendo all'intera conoscenza accumulata da Prospero, utilizzò testi proibiti che l'imperatore aveva espressamente proibito di utilizzare e, chiedendo un potere alle oscure profondità dell'immaterium, riuscì a proiettare in una lancia di pura energia psionica la sua immagine all'interno del palazzo imperiale, sfondando addirittura le difese del palazzo e consentendo a Magnus di proiettarsi davanti alla sala del trono dell'imperatore, dove Malkador il Sigillita e i custodi salguardi dell'imperatore videro la proiezione di Magnus stagliarsi e avvisare l'imperatore che Horus, il primo dei suoi figli, aveva tradito e ceduto la sua anima agli dei del caos. Il contraccolpo fu enorme e l'imperatore,
imperturbabile, ma livido nella sua rabbia, disse a Magnus di ritirarsi, di sparire dalla sua vista, che non credeva assolutamente a quello che stava dicendo. Anzi, il fatto che lui fosse riuscito a distruggere le difese del palazzo imperiale era di per sé la prova che si stava confrontando con poteri ben al di là della sua comprensione. L'imperatore tranciò di netto il filo psionico che collegava Magnus alla sua forma onirica e spazzò via Magnus dalla sua presenza. Dopodiché l'imperatore e Malkador si rivolsero al boia dell'imperatore, Lehman Russ e i suoi lupi siderali, ordinandogli di riportare sulla terra Magnus in catene. Ovviamente a questo punto occorre aprire una piccola parentesi. In realtà non era chiaro all'inizio del perché l'imperatore fosse così arrabbiato con Magnus. Nel corso degli anni questa verità, accuratamente sottaciuta dagli storici imperiali, è venuta fuori. L'imperatore, quando aveva nominato Horus signore della guerra, si era allontanato per supervisionare un misterioso progetto, in realtà si stava dedicando all'esplorazione, alla ricostruzione e alla restaurazione di un antico portale Eldar che collegava la rete degli Eldar alla Terra. Questo portale si trovava sotto le cime dell'Himalaya, dove l'imperatore aveva costruito il suo palazzo, e all'interno della quale si trovava un accesso alla rete degli Eldar, che altro non è che una linea temporale separata che separa il materiale dall'immateriale e che consente a guerrieri, a merci, a veicoli di oltrepassare in un batter d'occhio senza passare dal warp e di arrivare negli angoli più disparti dell'universo. Ovviamente la rete Eldar si estende in molti luoghi e uno di questi luoghi era appunto la Terra. L'imperatore cercava di trovare appunto un sistema per garantire alle sue armate di muoversi rapidamente senza attraversare il warp. Il contraccolpo psionico cagionato da Magnus il Rosso in realtà devastò questo delicatissimo equilibrio, squarciando la rete e consentendo a miliardi di demoni di entrare attraverso questa fenditura e di invadere i sotterranei della Sacra Terra. L'imperatore, in quel senso, fu costretto a dirottare la sua intera forza militare della Legio Custodes e le Sorelle del Silenzio per formare un baluardo contro questa enorme invasione demoniaca, facendo nascere così la cosiddetta guerra della Webway, o guerra della rete. Mentre al di sotto del Palazzo Imperiale i Custodes ci cimentarono per la prima volta nel combattere i demoni del caos e le abilità antipsioniche delle sorelle guerriere diedero il loro massimo, l'imperatore fu costretto ad attivare in anticipo sulla sua tabella di marcia l'arcano meccanismo del Trono d'Oro. Il Trono d'Oro non è null'altro che un'immensa barriera psionica alimentata dall'energia psionica colossale dell'entità che vi siede all'interno. Per fare questo l'imperatore aveva scelto Magnus, colpevole suo malgrado nella sua ignoranza di aver deluso gli editi dell'imperatore e che adesso sarebbe stato condannato a fornire la sua energia psionica per mantenere attivo il Trono d'Oro. Per questo aveva ordinato alle Marras di portare Magnus il Rosso in catene sulla Sacra Terra. Noi sappiamo però tuttavia che anche Horus aveva degli informatori e le potenze ultraterrene degli Dei del Caos sussurrarono al Signore della Guerra che l'imperatore sapeva del suo tradimento, o meglio, che Magnus se n'era accorto. Fu troppo facile per il Signore della Guerra approfittare della sua posizione di primus inter pares e dell'odio manifesto che Lehman Russ aveva da sempre avuto per gli stregoni in generale, per modificare gli ordini dell'imperatore. L'imperatore, nei piani di Lehman Russ, aveva ordinato che l'intera sesta legione di Space Marine fosse sguinzagliata su Prospero e Prospero, i suoi abitanti e il suo primarca, ridotti in cenere. Cosa che Lehman Russ fu ben che lieto di fare. In aggiunta a tutto ciò, l'imperatore mandò in supporto al primarca della sesta legione un'intera compagnia di Adeptus Custodes, capitanati niente meno che dal Lord Comandante Generale
Constantine Baldor e un nutrito contingente di sorelle guerriere, le cui abilità antipsioniche si sarebbero rivelate essenziali contro i guerrieri della Steppe dei Lidi. A questo punto c'è da porsi una domanda. La flotta, l'enorme flotta della Sesta Legione, partita da Fenris, e i guerrieri partiti dalla Sacra Terra, sarebbero stati facile preda di Magnus e dei poteri che poteva sviluppare già durante il loro viaggio nel Warp. Magnus aveva il dono della preveggenza, aveva previsto l'arrivo della flotta che avrebbe distrutto il suo pianeta, e nonostante questo si rifiutò di agire in tal senso. Anzi, Magnus uccise anche uno dei suoi figli, che aveva predetto nella stessa maniera, sebbene in maniera molto più grezza, l'arrivo di una forza che avrebbe distrutto Prospero e i suoi guerrieri, e uccise il suo stesso figlio prima che potesse dare l'allarme. Questo è uno dei punti più controversi della storia imperiale. Non si capisce a questo punto Magnus se abbia accettato di aver deluso l'imperatore o se abbia capito che il suo ruolo era stato quello di informare l'imperatore del tradimento e di essere punito per questo da parte dell'imperatore. Questo non è stato mai chiarito. Fatto sta che Magnus, di proposito, procrastinò e non informò i suoi guerrieri dell'arrivo di un'immensa forza distruttiva rappresentata dalla Sesta Legione. Solo quando i cieli di Prospero si incendiarono dal primo bombardamento orbitale della flotta dei lupi siderali, che i disperati difensori di Prospero si riunirono per la difesa della capitale. Prima dei massacri di Istvan III, la distruzione di Prospero rappresenta il primo caso di Space Marine che combatté contro un altro Space Marine, se si esclude, ma non è dato sapere, la tragica fine della seconda e dell'undicesima legione. Le Marras aveva un compito e lo svolse al meglio delle sue capacità. Compagnie su compagnie di ululanti artigli del lupo si lanciarono contro i ranghi disciplinati della stirpe dei mille e delle loro proiezioni psioniche, combattendo una battaglia disperata all'interno della capitale Tizka, che era l'unica città ad avere degli scudi vacuum che riuscirono a proteggerla dal bombardamento orbitale. Magnus si rifiutò di prendere parte a qualsiasi scontro, anzi si rinchiuse all'interno del suo palazzo, rifiutando qualsiasi preghiera disperata dei suoi figli che lo imploravano di guidarli in battaglia. Fu soltanto Ahriman, capo bibliotecario della Stirpe dei Mille, a prendere il comando dei difensori di Prospero e a guidarli in una disperata battaglia per consentire agli ultimi civili di Prospero di fuggire e mettere in salvo quel poco che erano riusciti a salvare della cultura e della sapienza di Prospero. Il blocco navale dei lupi siderali distrusse qualsiasi o prese prigioniera qualsiasi nave che abbandonò l'atmosfera di Prospero. Fu soltanto quando Magnus il Rosso finalmente si affacciò al balcone del suo tempio piramide di Tizka che si rese conto della devastazione che i lupi siderali avevano scatenato sul suo amato pianeta, sulle sue biblioteche, la sua popolazione, i suoi saggi, massacrati dai lupi siderali in un'orgia di distruzione. Pergamene antichissime, alcune addirittura antecedenti la nascita della civiltà umana, vennero bruciate e calpestate dai brutali guerrieri della Sesta Legione. Guerrieri che avevano combattuto per il loro sapere, per la possibilità di mettere in salvo la popolazione, vennero brutalmente massacrati e fatti a pezzi nonostante fossero già morti. E in quel momento Magnus decise di liberare il suo spirito guerriero e di combattere per la difesa della sua popolazione, per consentire almeno agli ultimi suoi figli di mettersi in salvo. Lo scontro tra Magnus il Rosso e le Marras è cantato nelle saghe dei lupi siderali su Fenris e raccontano di questo immenso guerriero Cremisi che, risplendente di energia sovrannaturale, faceva terra bruciata ovunque camminasse. Ma il re guerriero Le Marras non si fece intimorire e caricò a testa bassa il suo titanico fratello. Lo scontro che ne seguì fece tremare la terra, due esseri immensi si scontrarono fino a quando il re lupo afferrò la schiena del primarca e la spezzò sul suo ginocchio. A questo punto, quando stava per calare la sua spada per dare il colpo di grazia al fratello,
Magnus proferì parole di potere e sprofondò nel terreno, svanendo sul campo di battaglia. Nel frattempo, le poche Thunderhawk della stirpe dei Miller erano riusciti a superare il blocco navale dei lupi siderali e a mettersi in salvo. Ma il pianeta di Prospero non esisteva più. Una volta assicuratesi che la forza militare della stirpe dei Mille fosse interamente distrutta, Lemarras ordinò un bombardamento orbitale su grande scala che distrusse e ridusse in cenere il pianeta natale della stirpe dei Mille. L'ordine dell'imperatore, secondo il re Lupo e secondo Constantine Baldor, che supervisionò l'intera operazione, era stato rispettato e la legione venne richiamata sulla Terra. Lemarras non poteva sapere che in realtà Magnus il Rosso aveva ancora una parte importante da recitare nella storia della legione della stirpe dei Mille. Infatti, le poche navi sfuggite al massacro trovarono rifugio all'interno del Warp e lì vagarono fino a quando Magnus il Rosso, sopravvissuto ovviamente all'attacco del fratello, non rinvenne un pianeta che sembrava in tutto e per tutto il pianeta natale della stirpe dei Mille, o meglio, ne sembrava la tetraparodia. Quel pianeta che Magnus ribattezzò il pianeta degli stregoni per un po' fu la base operativa della stirpe dei Mille. C'è da dire che in quel momento la legione aveva perso moltissimi dei suoi effettivi e i pochi sopravvissuti si dedicarono a dare una parvenza di ordine alla legione, in quanto Magnus il Rosso, o meglio la coscienza di Magnus il Rosso, era stata divisa in numerosi frammenti. Tale è stato il contraccolpo psionico nell'utilizzo delle parole di potere arcano che gli avevano consentito di sopravvivere. Azek Ahriman e i suoi compagni si imbarcarono in una lunga ricerca estenuante dei frammenti di Magnus il Rosso, riuscendo in quello che a loro sembrò addirittura una vita a ricomporre pezzo dopo pezzo l'immagine e la coscienza del loro primarca. A questo punto non rimase null'altro che cedere alle lusinghe e alle promesse dell'entità del caos Tsinch, che da sempre aveva supervisionato la nascita e la crescita del primarca della stirpe dei Mille. E infatti le manifestazioni psioniche, i tutori dei più importanti maestri della stirpe dei Mille, altro non erano che proto manifestazioni di demoni di Tsinch, che avevano guidato da sempre i passi dei guerrieri della legione, aiutandoli, facendogli conoscere frammenti di conoscenza proibita e rendendoli sempre di più dipendenti da questa forma di conoscenza proibita. Finalmente, Tsinch si rivelò a Magnus il Rosso come il grande burattinaio che da sempre aveva guidato i suoi passi e fece al primarca della stirpe dei Mille un'offerta che quest'ultimo non poté rifiutare. Magnus era affranto di aver perduto Tizca, Prospero, l'intera conoscenza accumulata in millenni di ricerca dell'ignoto, tutto perduto. Tsinch offrì a Magnus la possibilità di riavere tutto. In cambio avrebbe dovuto giurare fedeltà al Signore del Mutamento e combattere nella guerra che Horus stava per scatenare nell'Imperium. Magnus, disperato, accettò. La stirpe dei Mille non ebbe un grande impatto sugli eventi della Battaglia della Terra, in quanto ad Horus vennero inviate poche compagnie di guerrieri, quei pochi sopravvissuti e quei pochi volenterosi di vendicarsi nei confronti dell'imperatore e dei suoi guerrieri. I presenti sulla Terra però riuscirono a compensare la scarsità numerica attraverso l'evocazione di qualunque tipo di demone conosciuto e di entità conosciuta che si trovasse nei loro grimori. Tuttavia, con la morte di Horus per mano del Signore dell'Umanità e l'arrivo delle flotte combinate di lupi siderali e angeli oscuri, anche i guerrieri della stirpe dei Mille, così come le altre flotte traditrici, furono costrette a ritirarsi all'interno dell'Occhio del Terrore e fare ritorno al pianeta degli stregoni. O meglio, sulla nuova versione di Prospero che Magnus aveva ricostruito ad immagine e somiglianza del suo mondo perduto. Quello che però la stirpe dei Mille non aveva tenuto conto
era che durante la permanenza nell'Occhio del Terrore, un luogo intriso di energie del Warp, iniziarono a manifestarsi nuovamente le anomalie e le degenerazioni genetiche che avevano flagellato la Legione sin dalla sua creazione. Quando i guerrieri iniziarono a manifestare nuovamente mutazioni, dapprima vennero accolte come un segno del favore degli dei. Quando quest'ultime degenerarono negli stessi ammassi di carne che i veterani della Legione ricordavano dai tempi della loro fondazione, vennero prese misure estreme. Magnus sembrò disinteressarsi del destino dei suoi figli, preso com'era nell'esplorazione dei meandri più sconfinati del Warp. Tuttavia, fu in capo ad Azek Ahriman il compito di salvare nuovamente la Legione dall'oblio. Ahriman studiò giorno e notte gli arcani grimori che erano stati messi in salvo, ed in particolare il libro rosso di Magnus, il libro nella quale era contenuta tutta la conoscenza del Primarca, fino a quando trovò un incantesimo tale che avrebbe assicurato, nell'ottica di Ahriman, la sparizione di tutte le mutazioni all'interno della Legione. Il capo bibliotecario si confrontò col suo signore e Magnus categoricamente vietò l'utilizzo di questo incantesimo. Tuttavia Ahriman non poteva non agire di fronte alla distruzione della sua legione e, contravvenendo alla volontà del suo primarca, convocò i migliori stregoni della stirpe dei mille ed insieme a loro diede vita ad un incantesimo potentissimo, quello che passerà alla storia come la rubrica di Ahriman. I cieli vennero squassati dall'energia psionica rilasciata da Magnus e dalla sua cabala, e addirittura i demoni scapparono dal potere che era stato evocato. Il potere colpì tutti gli Space Marine della stirpe dei mille e lasciò i soggetti meno inclini al potenziale psionico completamente ridotti in polvere, sigillati per sempre all'interno delle loro armature potenziate. Soltanto gli individui più dotati, che quindi erano già parte dei quadri della legione, riuscirono a sopravvivere a questo terribile incantesimo, diventando al contempo molto più dotati dal punto di vista psionico. Ovviamente Magnus rimase esterrefatto dalla disobbedienza del suo capo bibliotecario e, furente di rabbia, convocò Ahriman e la sua cabala. Proprio quando il Primarca, ormai diventato principe demone, stava per colpire Ahriman e i suoi guerrieri e spazzarli via dal pianeta degli stregoni, una voce fermò la mano del Primarca. Tzinch, il signore del mutamento, disse a Magnus che l'idea di Ahriman di trasformare i guerrieri di Magnus era stata sin da sempre nei piani del signore del mutamento, e che Magnus, Ahriman e tutti gli altri erano stati semplicemente pedine nel suo grande gioco. Ahriman ebbe salva la vita dopo questo intervento divino, ma Magnus lo esiliò per sempre dal pianeta degli stregoni, condannato per sempre alla ricerca spasmodica di un modo per salvare i guerrieri inconsapevolmente ridotti all'oblio. Magnus a questo punto poté dedicarsi pacificamente, almeno nella sua ottica, alla ricerca del sapere perfetto, mentre Ahriman divenne sempre più ossessionato dalla ricerca dell'unico ricettacolo di sapienza che a tutt'oggi ancora gli sfugge, la famosissima Biblioteca Nera degli Eldar. All'interno di tale ricettacolo di sapienza è custodito tutto il sapere di una razza che un tempo dominava le stelle, ed è gli Arlecchini e gli Eldar che governano e sovrintendono la Biblioteca Nera vivono nel terrore del giorno in cui Ahriman troverà un accesso alla biblioteca e al sapere che contiene. Ovviamente la storia della stirpe dei mille non termina con la fine dell'eresia di Horus, ma si estende sino alla tetra oscurità del 41esimo millennio. Magnus il Rosso, infatti, ricomposto ed elevato al rango di principe demone, organizzò e pianificò il primo e più fondamentale attacco contro il mondo natale dei lupi siderali, i loro acerrimi nemici, l'attacco della Zanna. Approfittando del fatto che l'intero capitolo dei lupi siderali era impegnato in una missione contro i loro acerrimi nemici della stirpe dei mille,
che poi si rivelò essere una trappola, Magnus il Rosso attaccò Fenris con tutta la forza della legione di cui disponeva, e fu soltanto l'intervento provvidenziale di Bjorn dalla Mano Invida, uno dei lupi siderali più antichi ancora esistenti, che ricordava un periodo in cui i primarchi camminavano in mezzo ai loro figli, che guidò la difesa epica della Zanna contro le orde di demoni scatenate dagli stregoni della Stirpe dei Mille. In quel momento Fenris venne devastato in una tetra parodia del bombardamento di Prospero, tuttavia il pianeta natale dei lupi siderali sopravvisse e Magnus si limitò ad uccidere il gran maestro dei lupi siderali, il quale con l'ultimo colpo di artiglio potenziato riuscì a ferire il primarca, rispedendo la sua forma a rigenerarsi nel warp. Ad oggi la Stirpe dei Mille, anche per la sua organizzazione che non prevedeva enormi compagnie di guerrieri, rappresenta un nemico molto più subdolo rispetto a quello che può essere la Guardia della Morte piuttosto che i Divoratori di Mondi. Infatti molti culti caotici su mondi imperiali non sono altro che proxy di stregoni della legione che seminano il terrore e il malcontento all'interno della società imperiale. Altri invece lavorano per recuperare oggetti e frammenti di potere perduto che solo una volta che gli ignari cultisti riescono a prenderne possesso scoprono servire i loro padroni degli Space Marine della Stirpe dei Mille, e i meno fortunati ricevono anche un requiem, un colpo di requiem come ricompensa per il lavoro svolto. Una piccola curiosità sulla Stirpe dei Mille è legata alla creazione, in tempi recentissimi, di un capitolo di Space Marine conosciuto col nome di Corvi Sanguinari. Questo capitolo di Space Marine in realtà è un capitolo creato ad hoc per l'uscita del videogioco Dawn of War. Sono dei guerrieri che hanno armature rosso scuro e spallacci color panna, che hanno come simbolo capitolare un corvo con una scia. Sono conosciuti per l'elevato numero di psionici e in realtà le loro origini sono avvolte nel mistero. Tuttavia, se si analizzano i quadri della Legione della Stirpe dei Mille, si troverà che nelle 9 cabale di guerrieri al servizio di Magnus il Rosso, ossia le 9 compagnie, anche in questo caso il numero non è casuale, nelle quali era divisa l'intera Stirpe dei Mille, una preminente era quella della Corvide, dei guerrieri specializzati nelle previsioni, quindi nel prevedere il futuro, che aveva come simbolo capitolare un corvo. E allora facile pensare come il Corvi Sanguinari potessero essere una derivazione in chiave lealista di quella che una volta era una legione che di fatto non venne mai meno al proprio fondamento di fedeltà all'imperatore, ma che venne costretta da una cecità da parte del signore del genere umano a voltare la faccia all'Imperium dell'uomo ed essere costretta, per salvare la conoscenza così a lungo bramata e protetta, ad entrare a far parte della schiera dei più acerrimi nemici del genere umano. Infatti, come diceva Magnus il Rosso, la conoscenza è potere e bisogna custodirla bene. Grazie a tutti per averci seguito. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E in modo che, se avete curiosità sulla Stirpe dei Mille, su Magnus, sul suo tragico destino, possiamo specificarlo meglio nei commenti. Non dimenticate di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video della Guida Galattica per modellisti, e non dimenticate di seguire i nostri log su Facebook e su Instagram. Il prossimo video proseguirà la storia dell'eresia di Horus e sarà un video molto particolare. Infatti, per la prima volta tratteremo la storia della legione principale dell'intera epopea dell'eresia di Horus, ovvero sia la 16ª della legione Sastartes, i Lupi della Luna, poi figli di Horus, e niente meno che del primarca che ha dato il nome all'intera storia dell'eresia, ovvero sia Horus Lupercal. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!